Esulti il coro dei angeli, esulti l'assemblea celeste. Un inno di gloria saluta il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata da così grande splendore. La luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore. E questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. E voi, fratelli carissimi, miracolati nella sua chiarezza di questa nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio onnipotente. Egli che mi ha chiamato senza alcun merito, nel numero dei suoi ministri, irradi il suo miracolo e fulgore, perché sia piena e perfetta la lode di questo cielo. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello spirito e negare Dio invisibile, Padre onnipotente, e il suo unico Figlio Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Abramo, e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero agnello, che con il suo sangue consacra le case del fedele. Questa è la notte in cui ha liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto, e li ha fatti passare un mese attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui ha vinto le tenebre del peccato con le splendere della corona di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti in Cristo dalla sconfitta del peccato e della corruzione del mondo. Li consacra l'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore del sepolcro. Nessuno ha mandato per noi essere nati se lui non ci avesse redenti. O immensità del tuo amore per noi, o inestimabile segno di bontà, per riscaldare lo schiavo hai sacrificato il tuo figlio da vedere necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. Oh, notte beata, tu solo hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo ti esorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia vita.
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti. Dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. Oh, notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia, accoglio, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cielo, frutto del lavoro delle arti, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale, che un fuoco ardente dà accesso al nome di Dio. Pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera, che l'ave madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cielo offerto in onore del tuo nome, per illuminare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne. Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi accesso alla stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo tuo Figlio, che è risuscitato dai morti, fa risplendere sui uomini la sua luce serena e vive regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli carissimi, dopo il solenne inizio della Domenica, ascoltiamo ora con devoto raccoglimento la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio salvò il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo perché Dio nostro Padre conduca a compimento questa opera di salvezza incominciata con la Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio alloggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era
E così avvenne. Dio chiamò il firmamento il cielo. E fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un unico luogo e appaiono lassù. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque in mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono semi e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono semi, ciascuno secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera, e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi. La fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle terre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino gli esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo le loro specie, e tutti gli uccelli alti, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio gli benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque del mare. Gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, greti e animali selvatici, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la loro specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sui uccelli del cielo, sui
bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che spicciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sui uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme. Sarà il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è anima di vita, lo do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era ancora molto buono. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio, rendiamo grazie. Preghiamo insieme con il Salmo e diciamo: manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici, Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore. A volte di luce come di manto. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Egli fondò la terra sulle sue basi. Non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come un veste. Al di sopra dei monti stavano le acque. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Tu mandi nelle valli
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io avrei ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito. Suoi carri e sui cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e davanti a passo dietro andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte vi sospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li seguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma la veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote del loro carro, così che a stento riuscirono a spingerle. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare. Le acque si riversero sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani fuggendo gli si dirigevano indietro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non c'è stato neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quei giorni il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto. Il popolo temette il Signore e credette in lui e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
voglio cantare al Signore, perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e il mio canto al Signore, egli è stato la mia salvezza. E il mio Dio lo voglio lodare, il mio Dio. Il Dio di mio padre lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore che sorprende la sua vittoria. Il Signore è un guerriero, il Signore è il suo nome. I capi del faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel mar rosso. Cantiamo al Signore che sorprende la sua vittoria. Gli abissi sprofondando come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa della potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Cantiamo al Signore che sorprende la sua vittoria. Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato. Santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regna in eterno e per sempre. Cantiamo al Signore che sorprende la sua vittoria. Preghiamo. Dal libro del profeta Isaia. Tuo sposo e il tuo creatore, Signore degli eserciti, è il suo nome. Tuo redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Thank you.
Preghiamo insieme con il Salmo e diciamo: ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso agli nemici di venire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dall'inferno. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Cantate in al Signore ai suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite il pianto e al mattino la gioia. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni e mi aiuto. Hai mutato il mio tenebre in danza. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Preghiamo. O Dio Padre di tutti gli uomini, moltiplica la gloria del tuo nome, la discendenza promessa a fede dei patriarchi, e aumenta il numero dei tuoi figli, perché la Chiesa veda pienamente adempiuto il disegno universale di nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola dal Signore: figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riservato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati stinti e profanarono il nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore, e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia la casa di Israele: così dice il Signore Dio, io agisco non a riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato tra le nazioni, presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore. Oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi, vi prenderò dalle nazioni
farò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie opere. Abiterete nella terra che io diede ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Come la gerba anela i pozzi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Come la serva anela i pozzi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il tuo volto di Dio, come la gerba anela i pozzi d'acqua, così l'anima mia ha sete a te, mio Dio. Avanzavo tra la folla, la precedevano fino alla casa di Dio. Tra canti di gioia e dolore, di una moltitudine in festa. Come la gerba anela i pozzi d'acqua, così l'anima mia anela a te, mio Dio. Manda la tua luce e la tua verità. Siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. Come la gerba anela i pozzi d'acqua, così l'anima mia anela il mio Dio. Verrò all'altare di Dio, a Dio, mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cena, Dio, Dio mio, come la gerba anela i pozzi d'acqua. Così l'anima mia anela a te, oh Dio. Preghiamo. Tutto il mondo veda
dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quando siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo risorto dai morti non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti a peccato, ma vivendo per Dio in Cristo Gesù. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica a Israele, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prudenza. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana,
Vittoria
ma spirare. Anche Luca, nel capitolo 23, versetto 46, dice: Gesù gridando con la voce disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. E Giovanni nel suo Vangelo, nel capitolo 19, versetto 30, dice: E chinato il capo, spirò. Anche Giovanni non dice morire, ma spirare. E allora il verbo spirare, che per noi oggi vuol dire morire, ha preso significato proprio dalla morte di Gesù. Perché anticamente significava trasmettere lo spirito. Trasmettere lo spirito. Gesù trasmette il suo spirito. E così possiamo capire la seconda lettura che abbiamo appena ascoltato, ma anche molti passaggi delle lettere di San Paolo. Paolo quando scrive ai fratelli di Efeso, parlando proprio della morte di Gesù, dice: con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Poi, in un altro passaggio, parlando della risurrezione, dice: se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo. Oppure ancora, in Lui siete stati risuscitati. E Paolo si rivolge non ai morti, ma ai vivi. I fratelli che vivono nelle città di Efeso, oppure ai Romani, oppure ancora ai Colossesi. E quindi la risurrezione riguarda i vivi, riguarda noi. E allora che cos'è per noi la risurrezione? Abbiamo ascoltato il brano del Vangelo. Quando parlano del Vangelo, gli evangelisti ci fanno capire che la risurrezione è un movimento. Per la risurrezione di Cristo, Pasqua significa passare, c'è un movimento, passare dalla morte alla vita, passare dal male al bene, dal peccato alla grazia di Dio, c'è un movimento. E Gesù, nel brano del Vangelo di stasera, dice alle donne: andate, andate ad annunciare ai miei discepoli. E allora per noi vivi, risorgere significa metterci in movimento, passare da uno stato statico a uno stato dinamico, dall'interno all'esterno. Dobbiamo muoverci, esci fuori. Porta tutto quello che tieni dentro, quello di bello però, i tuoi valori, le tue ricchezze. Mettiti in movimento, mettiti a servizio degli altri. E abbiamo visto anche in questo tempo di pandemia come molte persone si sono messe in movimento, gli operatori sanitari, proprio per salvarci. E allora anche noi mettiamoci in movimento. Il primo e grande movimento che ci chiedono adesso è di restare a casa, e così possiamo proteggerci e proteggere tante vite umane. Pasqua per noi
sarà la vittoria del bene sul male, della vita sulla morte, la vittoria di Gesù, se collaboriamo anche noi a questo movimento. E questo è anche il mio augurio, che sia veramente una Pasqua di responsabilità. Ci chiedono la responsabilità, perché con la responsabilità e con la buona volontà potremo vincere anche questa pandemia e continuare così a radunarci in chiesa per lodare il nostro Signore. E allora vi dico buona Pasqua, una Pasqua piena di gioia, una Pasqua carica di speranza, perché ci aspettano giorni migliori se siamo noi responsabili. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte per risorgere con Lui a vita nuova. Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate a Satana, il nunzio, e a tutte le sue opere, il nunzio, e a tutte le sue seduzioni, il nunzio. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la Cristo, nostra Pasqua e risorgimento.
per Cristo nostro Signore. Amen. E soprattutto esaltati in questa notte, nella quale
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, è la nuova e l'eterna alleanza. Versatene voi per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci offriamo nel corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio per perché possiamo tenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Procolo, San Gennaro e tutti i santi nostri e intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona segue il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gennaro, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nella notte ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
lascio la pace e do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, ed odare e dai pace secondo la tua volontà, tu che vive il regno nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Preghiamo. Infondi in noi, oh Padre, lo spirito della tua carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali, viviamo con corpo nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ancora una volta, vi auguro una serena Pasqua, carica di gioia, di speranza e di responsabilità. Se non ce la mettiamo, e allora saremo i primi a piangere. Perciò ci vuole tanta responsabilità. E la nostra responsabilità si concluderà con la risurrezione, cioè con la vittoria. Ce la faremo. E allora, buona Pasqua. Ci vediamo domani alle 11. Per la messa e celebrare la Santa Pasqua per coloro che magari stasera non hanno avuto la possibilità e l'opportunità di partecipare a questa veglia pasquale. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. In questa santa notte di Pasqua, Dio nostro.